Tra campi e boschi spicca una distesa ordinata di colore viola. Siamo in Alta Valnure, a Roncolo Bosco. È qui che, dopo alcune esperienze come giardinieri, Domenico Alfarone e Davide Codara hanno costruito il loro futuro lavorativo, aprendo un'azienda agricola a quasi 1000 metri di altitudine nella natura incontaminata. Tra le coltivazioni principali c'è quella della lavanda vera, adatta anche all'uso alimentare. Noi abbiamo deciso di mettere giù questa lavanda vera anche perché l'abbiamo trovata come indicata, come sporadicamente presente all'interno dell'Appennino piacentino in un atlante di flora piacentina dell'Ottocento. Quindi abbiamo cercato di recuperare una pianta che già c'era. Ma qual è la particolarità di questa lavanda? Noi ovviamente la essicchiamo e la distilliamo e otteniamo un olio essenziale particolarmente profumato, molto dolce, ma al di là di questo non ha al suo interno praticamente olio di canfora. Quindi può essere usata, è molto più delicata della lavanda che viene usata per esempio in Provenza, e può essere usata sia per conciliare il sonno, magari qualche goccia sul cuscino, sia a livello cosmetico, perché è anche appunto molto più delicata ed antiossidante, quindi unita a creme, saponi, anche liquidi, anche creme basiche, eccetera, ma anche e soprattutto come insaporitore per i vostri alimenti. I due giovani imprenditori arrivati nel 2014 nel Piacentino hanno recuperato un antico cascinale e i terreni da tempo abbandonati. Il restauro della casa in pietra è stato un restauro il più possibile conservativo, e anche per quanto riguarda il recupero dei terreni abbiamo fatto in modo di conservare tutte le alberature e le piante presenti, soprattutto quelle da frutto. Le nostre coltivazioni sono ampie, principalmente quella di lavanda vera, ma abbiamo tantissime altre erbe aromatiche che essicchiamo e distilliamo. Oltretutto è presente anche un bellissimo orto sinergico ricco di fiori edibili e anche di tanta verdura stagionale. L'azienda aderisce alla rete Campagna Amica di Coldiretti.